Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, il Porto San Giorgio guidato da mister Capretti si appresta a vivere un appuntamento molto importante per questa sua stagione. La prima partita della fase, chiamiamola così, preliminare delle Final Eight di Coppa Italia di Serie B, un triangolare battezzato appunto dal match fra Porto San Giorgio e Carré Chiupano. Una sfida fra i marchigiani che sono terzi nel girone C ovviamente di Serie B e una capolista nel proprio campionato, nel girone A appunto della terza serie nazionale. Partita con i padroni di casa del Palace Avelle, appunto il Porto San Giorgio in divisa blu e segni bianchi per quanto riguarda invece il Carré Chiupano, maglia verde e pantaloncini bianchi. Parte bene la squadra di Capretti dopo un'opportunità non concretizzata, comunque con un buon sinistro di Stipa arriva il vantaggio e quindi la carica da parte di Giampiero Mindoli che con un gran sinistro trova l'angolino più lontano e gonfia quindi la rete. Porto San Giorgio che quindi parte a mille, parte alla grande 1-0, sembra essere molto ben motivato e determinato a ottenere il risultato la formazione bianco-blu del presidente Urbani. La replica degli ospiti guidati dall'allenatore giocatore in maglia numero 6 Ranieri, affidata a questo tiro Sbilenco che termina alto e distante sopra la traversa. Ancora Porto San Giorgio, Mindoli, botta rasoterra, pallone che resta lì, prova il tapin Bottolini, non gli riesce la missione, quindi poi pallone che viene allontanato dalla difesa del Carré Chiupano che sfiora il pareggio con questa botta dalla distanza. Dopo un rimpallo, dopo una deviazione, la sfera va a sbattere sul palo con il portiere Rodrigo Carlos che si era tuffato al massimo da quella parte ma non era riuscito a raggiungere il pallone. Di nuovo Mindoli che disputa nel complesso una prova molto molto buona, crea i presupposti per raddoppiare, non gli riesce, poi una punizione in seconda, c'è Angelini che spara e la sfortuna protagonista in questa conclusione di Achille Angelini. Vedete, deviazione forse anche con un braccio, poi palo, traversa e pallone che non vuole saperne di entrare, davvero un peccato perché il Porto San Giorgio avrebbe meritato il raddoppio. Prova a produrlo nel contropiede successivo, ancora Mindoli, ancora dalla banda sinistra d'attacco, trova due volte l'opposizione del portierone avversario. Difesa e contropiede il tema tattico del Porto San Giorgio che ha un 2 contro il portiere, in questo caso Angelini non riesce a segnare a Josic, il capitano e portiere del Carré Chiupano. Questa veramente un'occasione che andava finalizzata, non ce l'ha fatta il Porto San Giorgio, se ne pentirà nei minuti successivi, quelli che contraddistinguono il secondo tempo, perché arriva infatti poco dopo il duplice fischio e il suono della sirena, si va all'intervallo con tra virgolette solo l'1-0 per il Porto San Giorgio, poteva essere un margine di vantaggio superiore. Alla ripresa dell'ostilità Nuñez calcia dalla distanza, Carles è attento, poi su un rilancio del Porto San Giorgio la pressione portata da Bottolini costringe all'errore gli avversari, stop, tiro provato da Stipa, la seconda chance per il giovane numero 11 bianco-blu di segnare non va a buon fine e invece dalla parte opposta mette i brividi a Carles Gulizia, il numero 10 del Chiupano, salva tutto Carles con un po' di affanno. Ancora gli ospiti che si rendono sempre più pericolosi col passare dei minuti, Carles diventa buon protagonista dell'incontro su una rimessa laterale, però il portiere di casa non può nulla, azione davvero travolgente del Carré Futsal Chiupano finalizzata sulla banda sinistra d'attacco, è sempre quella la mattonella più pericolosa per la rete del pareggio, per la rete quindi dell'1-1. Vedete palla che arriva sul piattone destro di De Aguilar e c'è l'1-1. Partita quindi ancora tutta da gustare. Chiupano che gioca con trame molto interessanti, di nuovo Carles che in uscita deve tamponare nell'uno contro uno un avversario dalla parte opposta, si scatena Bottolini che mette il turbo, scappa sulla fascia, poi conclude però fuori. Lancio di Carles, rovesciata provata da Bottolini, sliding doors, l'occasione buona per il Porto San Giorgio, si tramuta in contropiede velenoso e micidiale del Chiupano, un tocco sotto misura, vale la rete del sorpasso. 2-1 realizzato appunto dall'allenatore giocatore Ranieri, vedete l'imbucata, il tocco probabilmente con il tacco da parte del numero 6 in maglia verde, beffa per il Porto San Giorgio che non meriterebbe, non merita assolutamente il passivo. E allora attacca col portiere di movimento in quintetto di Capretti, Mindoli per il sinistro di Angelini, bomba sul secondo palo ed è gol del 2-2 del Porto San Giorgio. Angelini si fa perdonare alla grande il tentativo su punizione in seconda che ha sbattuto sui legni nel primo tempo con questo sinistro micidiale sul
quale Josic non può nulla, parità ristabilita, ma essendo la prima partita di un triangolare il Porto San Giorgio deve vincere a tutti i costi. Allora si sbilancia un po', rischia prima, poi cerca di affidarsi nuovamente ai contropiedi, questa volta però risultano in questo frangente meno efficaci. Il Carreco Chiupparo che continua a spaventare Rodrigo Carles, ancora una parata importante e preziosa la sua. Di nuovo il quintetto ospite conclude, affanno in mezzo all'area, Fusco in qualche maniera riesce a liberare, a rimediare. Le immagini però dimostrano sempre il tema tattico evidente, palla rubata questa volta da Angelini, sinistro fuori misura, attacca il Chiupano, riparte il Porto San Giorgio. Questa invece è un'azione più manovrata con Fusco che va nell'uno contro uno sulla destra, subisce il fallo e c'è quindi calcio di punizione per il Porto San Giorgio, ma soprattutto il tiro libero. Angelini, la rincorsa, momento chiave, palla deviata quasi impercettibilmente ma in maniera decisiva da Josic. Si resta quindi sul punteggio invariato, rischia tantissimo il Porto San Giorgio su questo primo vero errore di Mindoli durante la partita, valida per la prima giornata del triangolare di Coppa Italia. Poi prova a partire anche Carles, l'assist per Bottolini davanti al portiere, Bottolini salva ancora tutto Josic, stavolta è lui il giocatore decisivo del Carrecchiupano che sull'azione successiva disegna una manovra molto ben congeniata, palla sul secondo palo, un tocco forse con una mano, sicuramente sbatte sulla mano il pallone, non si sa se in maniera volontaria, decisiva, insomma decisione molto difficile, discutibile è Nunez, vedete nel replay tocca forse con il gomito quasi destro, fatto sta che il Carrecchiupano trova la rete del 3-2. Il Porto San Giorgio a questo punto deve giocarsi tutto per tutto, manca poco al termine, servono due gol di fatto per sperare di passare il turno e volare per il secondo anno consecutivo alle Final Eight. Ci prova Bottolini sotto misura dopo la conclusione di Angelini, nulla di fatto, poi ancora col portiere di movimento la squadra di casa, Carles, Angelini, tiro ribattuto, ancora Mindoli, sfera intercettata, la porta è vuota, contropiede clamoroso del Carrecchiupano che non spreca, rete ancora da parte di Nunez. 4-2 e contesa praticamente chiusa a meno di un minuto dal termine. Una mazzata tremenda anche questa rete, se c'era ancora un filo, una briciola di speranza per il Porto San Giorgio, questa rete facile facile non permette più di respirare agonisticamente parlando al Porto San Giorgio. Tiro di Angelini, arriva il triplice fischio, i tre punti, i primi tre punti del triangolare vanno alla squadra del allenatore giocatore Ranieri, onore alla prestazione del Porto San Giorgio che prova, si morde le mani perché in questo match avrebbe sicuramente forse addirittura meritato o comunque potuto ottenere i tre punti. Giampiero, paradossi di questo sport, un'altra sconfitta ma giocando un'ottima partita e paradossalmente fa più male così. Sì, è sempre una sconfitta, prendiamo di buono il poco che c'è da prendere che è la prestazione. Dovevamo e potevamo chiuderla al primo tempo, poi loro sono una squadra esperta che se non la chiudi il secondo tempo con gli episodi l'hanno portata a casa loro. Veramente gli episodi decisivi perché anche in parità sul 2-2 nel secondo tempo, tiro libero, occasione davanti al portiere, un'occasione fallita dalla ripartenza e il gol del 3-2, insomma è stata proprio una partita stregata. Purtroppo è il periodo che ci dice tutto storto, mentre prima alle prestazioni abbinavamo quel pizzico in più di fortuna che l'episodio veniva a favore nostro, adesso è un periodo che gira tutto al contrario, ma niente, ripeto, prendiamo di buono la prestazione e andiamo avanti. Perlomeno tu dici poco di buono insomma la prestazione, invece forse adesso magari lo sconforto post partita ci sta, però è molto di positivo la prova perché dopo alcune invece prestazioni veramente scialbe abbiamo rivisto il vero Porto San Giorgio. Quello sicuramente, dopo tre partite ridicole direi che abbiamo fatto, oggi siamo tornati forse la squadra che conoscevamo. Dispiace non poter ripetere l'avventura dell'anno scorso, però vedremo di andare più avanti nei playoff magari. Lo consideri un discorso chiuso la Coppa? Sì, purtroppo sì, la prima giornata se perdi già col pareggio loro poteva quasi andare bene, noi avendo la prima in casa devi vincere, a maggior ragione oggi abbiamo perso, quindi penso proprio sia finita, sì. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi.